Buonasera a tutti e grazie di essere qui. Parlare di Giacomo non è facile. Giacomo era una persona impegnata in tanti ambiti, nella professione di dottore commercialista, nell'insegnamento di discipline aziendali all'Istituto Tecnico Battisti, nell'attività di sindaco revisore nel comune di Fano, nella fondazione Carifano, nella fondazione di questo teatro e soprattutto per noi è stato il presidente del collegio sindacale della Banca di Credito Cooperativo di Fano dal 92 al 18 febbraio 2010 quando ci ha lasciato. Quasi 20 anni di collaborazione nella gestione della banca, indubbiamente ha accresciuto questo rapporto, ha accresciuto la stima e l'amicizia sincera. Giacomo era conosciuto ed apprezzato non solo nella nostra città per la sua competenza professionale, la sua disponibilità, la sua fantasia che ha saputo esprimere nella sua attività di poeta dialettale. Sempre pronto alla battuta, aveva il dono dell'ironia con la quale sapeva affrontare non solo gli avvenimenti della vita, ma anche i problemi economici e sociali per poi riproporli in versi dialettali. Un dialetto molto curioso, dal sapore campagnolo, frammisto ed espresso anche in italiano, anche con espressioni italiane. Giacomo manca certamente a sua moglie Maura, ai figli Francesca, Leonardo ed Eugenio, che questa sera sono qui, ma manca anche a tutti noi e alla nostra città. Ci manca la sua voglia di vivere, la sua capacità di analizzare e raccontare nei dettagli le vicende umane, da quelle ordinarie a quelle più problematiche. Penso proprio che i fatti che stanno accadendo in questi ultimi anni e in ambito economico e sociale, faccio riferimento ai tassi sotto zero, alla deflazione, alle nuove regole europee, alle crisi bancarie, tutte queste cose avrebbero certamente stimolato la sua ispirazione. Non aggiungo altro, anche perché affermare che Giacomo, come vorrei, sia il poeta dialettale per eccellenza è come comunicare, anche come comunicatore, sia stato il migliore, potrebbe sembrare di parte. Non posso però concludere senza ringraziare in modo particolare la famiglia di Giacomo che ha accolto la nostra proposta di ricordare con uno spettacolo teatrale Giacomo, poi la Proloco di Fano nella persona del presidente Etienne Lucarelli, il regista e coordinatore Nicola Anselmi e Lorenzo e Alessandrini, poi tutti gli attori, i lettori appartenenti alle diverse compagnie dialettali fanesi, poi ai musicisti che ci allieteranno in questa serata. Ringrazio anche Fano TV che, riprendendo l'intero spettacolo, consentirà a quanti non hanno potuto essere presenti questa sera di seguire lo spettacolo in TV durante le festività di Natale. E da ultimo, ma non per ultima, ringrazio la Fondazione del Teatro della Fortuna che qui ci ospita, nella persona della Presidente Katia Amati che ci ha consentito di ricordare Giacomo nel posto più bello e nel centro culturale della nostra città. Buon divertimento. Buon Natale e un felice anno 2016. Buonasera a tutti. Io penso che sia la risposta più bella vedere un teatro così gremito verso un figlio di questa città, persona stimata ed amata. Come ricordava il presidente Rondina, potrei dire una figura poliedrica, professionista stimato che ha dimostrato nei vari settori le sue capacità, persona che aveva una grande capacità di dialogo, di porsi seriamente ma anche nel modo giusto, magari con la battuta che aiutava a sdrammatizzare alcune situazioni. Poi è stato un poeta dialettale molto amato e penso che sia giusto ricordarlo e festeggiarlo, perché poi in questo momento lo festeggiamo, e penso sia anche per i familiari che oggi sono qua, la moglie, i figli, sia un bel modo per ricordarlo e dimostrare tutto l'affetto che una città ha verso un proprio figlio, che ha dato onore e lustro alla città, ma soprattutto è stato letto da tanti.
E devo dire, mi piace ricordare anche un aspetto delle sue poesie, dei suoi racconti, con questo modo semplice di raccontare un po' quella che era la vita quotidiana, quelle che erano le nostre abitudini. E riesce attraverso i suoi versi a trasmettere delle emozioni. E poi quando leggiamo qualcosa, rivediamo sempre qualcuno. Cioè immaginiamo, in ogni poesia ci viene in mente un personaggio che magari abita vicino a casa nostra, o qualcuno che conosciamo, perché proprio descrive e racconta la nostra città, le persone che le vivono, perché poi le comunità sono le persone che le fanno, e attraverso le loro azioni, i sentimenti, le emozioni, le preoccupazioni, le sofferenze, perché ci sta tutto. E quindi ecco, anche come sindaco mi fa piacere essere qua, e devo dire, poi ha creato anche quel giusto clima nella città, perché qua ci sono tutte le compagnie, tutti coloro che orbitano nel mondo del vernacolo, e anche questo è bello, tutti si ritrovano per ricordare Giacomo. E anche a me fa piacere, io non mi posso paragonare a voi, ma ho avuto anch'io nei miei trascorsi alcune piccole esperienze di commedia in vernacolo, con la famosa mitica Bietola, con Paolinelli, regista, anche lui non c'è più qui con noi. E quindi ecco, a maggior ragione mi fa piacere, perché ho vissuto, e devo dire questo, mi piace sottolinearlo, per con me è stato così. Il vernacolo è un modo anche per avvicinare al teatro. È un modo per, magari scherzando, si inizia a recitare, si inizia a seguire e si avvicina, ci si avvicina anche al teatro. Quindi ha una duplice funzione, mantenere forte il nostro legame con le nostre tradizioni e avvicinare le persone anche al teatro. Quindi veramente grazie alla BCC che ha voluto organizzare questa giornata con il nostro porticino e la nostra vicinanza, perché è giusta, una figura come Giacomo Gabbianelli, molto amata, merita un'attenzione e una serata come questa. Il sindaco ci ha detto che ha avuto dei trascorsi, ancora deve finire di arrivare qualche attore, qualche artista. È bello, insomma, il sindaco ti tocca stasera, eh? Ci facciamo fare un'uscita magari, chissà. Va bene, allora andiamo avanti. Come ha detto il presidente, come diceva il sindaco, appunto il carattere poliedrico, quindi anche per noi organizzare una serata come questa non è stato facile, no? Per raccontare la vita di Giacomo Gabbianelli, vista l'intensità, la ricchezza, lo spirito con cui Gabbianelli ha vissuto. Da qui un'idea diversa, quella di raccontare la sua vita attraverso i suoi testi, cosicché a raccontarcela magari è proprio lui. E iniziamo ora, nell'augurarvi oltretutto una buona serata, andremo subito ad ascoltare tre testi, dai quali capiremo, anzi Gabbianelli Giacomo ci fa capire quali sono gli ingredienti essenziali per scrivere una poesia. Magari se domattina vi viene voglia, ascoltate bene. Se vi viene voglia di scrivere una poesia, tendete l'orecchio, perché può essere che trovate, no, l'argomento giusto, l'ingrediente giusto per scrivere una poesia. Quindi andremo a capire gli ingredienti essenziali per scrivere una poesia, magari proprio in dialetto fanese. L'ispirazione. Sa tutte le robe me passen per la testa, sal da fac ciò, impegna le scadenze, che imposta spas, manca ti giorni de festa, eppur tante volte, quando mi viene l'ispirazione, pianto ogni coma lì tutte le schifense, stronca la catena ma la fantasia, e metta man un'altra poesia, che quella almeno me manda via i magoni. Mi chiamano al telefono e rispondo, senza gravata, in manica de camicia, gli viaggia tutta birra a un'altra mondo. Guai a tu camma me, quando c'ho la vena, l'ispirazione, ragazzi, è come la piscia. Quando scappa, scappa, e mica se poltiena. Thank you.
La pace! L'unico momento in la giornata mia che posta in pace, tranquillo, con stagades, a scriva, do frascacci in poesia, e sol chi 10 minuti che so in tel ces. Consenti che ho la pancia un po' indurita, prendo su i giornali, i libri, le riviste, i quaderni diversi, una matita, mi chiudo a chiave e chi m'ha visto, m'ha visto. Ma lì i leggi e scrivo, penso e ragiono, le robe che passeranno in la mente mia, ma sul più bel che sono in concentrazione, mi muoi, mi busta e dici. E tira via! Allora, addio, ma i sogni e le illusioni, arcoi su tutti, foglie, la matita, apre la finestra, metti su i calzoni, quanta scap fuori la pace è finita. Aria di poesia. Io ce l'ho precisa in la mente mia, come avria da essa sta poesia. N'armonia tra il vers e il sentimento, sa tutte le cadenze, i movimenti, gli accenti, come un canto, come una sinfonia. Un motivo che viene e pur va via, e pur pian pian arprende, se rinforza, sa accende sempre in crescendo, una parola ti raclatra, un rapimento. È il momento, l'accoppiamento, la poesia, sa l'anima, sa il cor e sa la fantasia, che prende sempre più fede, sempre di più, te stringe, te spreme la mente, porta su, su e ancora su. E poi, pian pian se calma, arviene che il canto un'altra volta, mo più dolce e lento, con una voce che arriva da distante, e il vers che si distende, leggero, con te, un sospir portato dal vento, quasi un lamento, lento, lento, sempre più lento, pu niente. Va anche ricordato che l'attività artistica di Giacomo Gabbianelli è sempre andata di pari passo con la sua grande competenza ed abilità professionale. Infatti il prossimo brano che andremo ad ascoltare e a vedere ne è giusto un chiaro esempio, in cui le leggi e i regolamenti, materia di studio da lui messa in pratica quotidianamente nel suo lavoro, diventano così l'argomento principale. Vasinto de Mencaz e la bolla d'accompagnamento. Vasinto! Vasinto de Mencaz, contadente de Roxambach, è un di pochi che c'è ancora, tra pusion che ne è dell'ora, e che ancora avvolgi via da ste fond a mezzadria. Da quando era piccolin, lui a fa sempre il contadin, tu sta terra cultiveta, arvulteta, rivulteta, e da queta sal sudor, dai bisnon ai genitor. È un di quei de moda antica, a cui su anche la murica, abituata ai temi una volta senza manca la vera sorta. Ma c'è ancora la creanza del rispetto dell'usanza che prevede per le feste animali senza creste, come di un peracapon, malfattor e malpadron. E difatti, ste mencacci, pres al vol, ste do bestiacci, gli allegati su da cima, per le gambe, sana curglina,
Può cavet dalla capanna e il malanca senza canna. E pulito la candela, controllato la miscela, ha messo sti do capon sul manubrio a spendulon. Quindi, ignaro della sorte, celerando molto forte per il scaldo di testata, ha imbucato la lunga strada, mentre il can baiava dietro presentendo la tragedia. E anche l'oca, parabestia, pur con tutta la modestia della propria intelligenza, diva e nostia che imprudenza. Ma Vasinto già lontano procedeva verso il piano, tutto attento che l'animale non sbattesse tanto l'ale, provocando sbandamento, e viaggiava molto attento. Ma non vu veda che al fenil ste bestiacci i scioine e il fil. Sa la testa, bocne sotta, tra furcella e raslarota, tra stridor, de poi, de freni, qualche sticca, un col tireni che imputeva a ni cristian, sbucciatur le gnocche le mani, tutti quattro a rutulon. Mudurei, mencac, capon. Mentre intorno le pen c'era, era tutta una bufera. Dante un con, pian pianin, porta al grep e il motorino, fa su e giù qualche movimento, per sentirsi se si è rotto niente, o prende cura del rottame, del motore e del bestiame. E si incorge sull'istante di stortura del volante, pedivella intristestato e fanale sfarinato, mentre invece la polleria era morta da perlia e giaceva inanimata, tutta mesa spelacchiata, che il Vasinto de Mencacci, porca gnacci, se fa curaggi, trissa, arcoi, se mette a posto, volgi a fan a tutti i costi, perché ormai che ha preso l'impegno, bisogna faga le consegne, coglie e lega il rimanente e riparte sofferente. Alla treb, davanti a spazio, por Vasinto de Mencacci, o che han fatto un incantesimo, o appisciati in tel batesimo, è che c'era in vigilanza una pattuglia della finanza, che anche sentiva una carretta, tac, alzava la paletta. Lei che corre a 100 a 100, c'ha il prescritto documento che ci vuole accompagnatorio, oggigiorno obbligatorio, numerato e registrato, sul registro vidimato contenente tutti i dati, nel decreto precisati, vale a dire del mittente, del vettore, ricevente, la natura, qualità, descrizione, quantità, con il numero dei colli, con l'aspetto che hanno i polli, con il numero, la data e l'ora della ritirata. No, ho da fare la ritirata, ma la guerra ne è passata. Cosa rista questa storia della carta obbligatoria che da noi su casa in Susa? L'ignoranza non è scusa. E ignoranza non si ammette sul 627 che richiama da per sé il 633. Combinando nel disposto, lei sicuro non è a posto? No, sicuro, se l'ha caduta, mi sono dato una battuta, ma chi dria, dietro al col, che sapessi qua me dolo, oh, tutto per via del sti capone, tau, che mi dite a rutulo. Dunque allora, lei trasporta bestia viva o bestia morta? In partenza erano vivo. Dopo è morti come divo, con i colli ingavinati sulla rota dei davanti. Ma allora andiamo male, non è vivo l'animale. No, sicuro, ben custato. Guarda. Ai, 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 ai. In tabella A, allegata ai fini d'IVA, va distinta bestia viva, che è indicata in prima parte e può andare senza carte. Ma al momento che tracolla ci vuole subito la bolla, perché cambiati da bella. Per l'oste, questa è bella. Signor sì, le bestie sue vive all'uno,
morte al due, e pertanto l'ammazzato non è più esonerato. Ma scusarsi l'ignoranza, mo da quant'è che c'è scusanza? È una legge dello Stato, sì. È un decreto pubblicato con 3 o 4 circolari e gli articoli sono chiari. Abbiamo tolto tutti i modi per commettere le frodi, che in Italia per davvero, perché sennò era un mistero. Ah no, dica, l'Italia arvien normale, sa sta legge d'animale? È soltanto una questione di far lotta all'evasione, di miglior perequazione e di immoralizzazione. Ho capito. Vleti quadrin e prendete dai contadini che è rasa più ignoranta, mentre gente più birbanta, che più svelta e più deletra, la met sempre sul de dietro, vera? E poche storie, adesso basta, con polemica nefasta. La bolletta ce l'ha o no? Ah, in bolletta, io ce so. Per la merce trasportata, c'ha la carta numerata. Questa c'ho, carta vetrata per pulire la candela e quanto si sporca la candela. Basta, allora verbalizzo. Mi dia il nome e l'indirizzo del trasporto, la causale e il suo codice fiscale, avanti. È una fischia qua, robo vuol. Io ma chi c'ho il caponsul? Ah sì? Allora c'ho missione e qui scatta la sanzione. Dice il 7 primo comma è punito con la somma come minimo 1.000.000 chi commette l'infrazione. Co? 1.000.000? Ma qua mi porti in giro? Tessa goccia, ma chi c'ho Cincentir che beveva un Marsalin per schiarire ste pordrughin? Se me la leva, no dì, paga lei, ma se no io c'ho sul quei. C'è sta mulcia di capone, me va proprio timarone, eh? Bel guadagna, fai un favor, mal padron e mal fator. Ah! Portava gli animali a persone disuguali? Cuvriati, che lei me la leva, la condanna che diceva? Ma pareva, sì signore, vago un pron, padron e fattore. Ah, sono due destinazioni, due consegne, due omissioni, da 1.000.000 a 3.000.000 per ciascuno dei caponi. L'oblazione in via breve, è così che lei mi deve, 3 e 3/6, ridotto al sesto, 1.000.000 faccia presto, se non paga mi rincresce, la sanzione dopo cresce. Oh, mo vabbè, sono tutto contento, e fa pure i complimenti. Tan su casa noi milioni, sfelle mucchi sal furcon, no, e tante volte per essere onesti, sfag la trita anche a male besti. Anzi, adesso il mio ritorno, i buzzò per scalda il forno. Ah, lei ci scherza, faccia lei, al suo posto piangerei. Ora faccio anche il verbale per il codice stradale. C'è il fanale fatto duro, il veicolo insicuro, il libretto che non c'è e non vedo il disco E. Un momento, faccio il conto, cosa viene a questo punto? No, aspetti, che può darsi che la conta ha re da farsi, eh? Sei in pencia più sul seri, tu ste leggi e sti misteri, sa sti soldi che ho da pagare, me più un colpo anche a me, no, di doppie le bestie morsi in tre, a ste punto, quanto cade? Ah, in tal caso, non più vivo, lei diventa recidivo. Mentre il credito all'erario gli diventa più precario, cosicché non c'è più niente, né attenuante né esimente. Anzi, allora, se lei sa di partire all'aldilà, prima ancora d'andar via, trovi su una compagnia buona d'assicurazione che gli fa fideiussione, garantendo loro stessi per sanzioni ed interessi. Ho capito, sono produttivi, più da mort che ne da vivi. E se invece un bel momento io ne frega e non per niente? Sì, vedrà cosa gli arriva dal locale ufficio IVA. Oltretutto indagherà sulla contabilità, sui registri, le fatture, le denunce, le scritture, segnalando le risposte all'ufficio delle imposte. Quello lì con l'induttivo è totale distruttivo. Lei ci avrà un accertamento più veloce che nel vento, più margioso del veleno e più lungo che ne un treno. Non conviene contestare se si vuole risparmiare. Oh, lei che sa tutte ruseri, al post mia, no, di sor finanziari, pagheresti a si bumban o anche lei faria l'indian? Ah, questo qui non c'entra niente, è lei solo l'inadempiente. No, qui c'entra, fa per dire così, giusto per capire, perché è vera, dice la gente, che i quadrin non va più niente. Ma chi parla di milioni e con di, to, le spendi in blu? Per lì giù do caponto, che avessi do 3.000.000, in caso mai morisse gli animei, se metteva in tundo sporti, anche a Malì c'era il trasporto, se la legge parla da sì, 2.000.000 anche a Malì, non volente,
c'ho imbrucato, do miglio con sparagnetto. A sto punto lei mi dica se ho da piagna o se ho da rida. Un'altra volta righi dritto. Nella legge è tutto scritto, basta leggere e osservare se si vuole rispettare. Maresciallo, a questo qui, il modello è l'A o il B? Che ha fatto? Non c'è niente. Ma è vettore o emittente? Lei trasporta per suo conto, voglio dire, è suo il fondo? Ah, oh, magari fosse il mio. No, no, c'ho ancora mesadria. Non è lei l'imprenditore? Cubriadini. L'agricoltore, chi comanda, chi amministra. Nei registri, chi registra? In tel fondo. Dopre le mani, e fatico come un can, e il fattore beta sei soldi, e il padron pia sul raccolto. Per l'ostriga, ma qua c'è la Santa Trinità. Marescià, in sto caso questo, il verbale a chi lo intesto? Dunque, allora, primo comma. No, secondo? No. Insomma, con sti cacche contadine, questa legge è un casino, eh? Qui ci vuole per davvero un'uquesita al ministero. Decreto di novembre, aspetta, circolare di dicembre. Dunque, esonero Enel 4 che richiama il 34. La tabella parte prima? No, cominciamo da cima. Allora, ecco, specie ovina, equina. Qui la norma si ingavina, qui è obbligato, qui non deve, qui spedisce, qui riceve. Ma facciamo la via breve. Sì. Lasci a noi ste due carogne, così viaggia senza rogne. Per stavolta fallo andare. Lascio a noi i polli, la pasta e le galline, perché son senza spine e non so come battala. La vogliamo perdonare. Un'altra volta stia più accorto quando fa qualche trasporto. Non pensasse che sul bello d'arrivar fin mancancello, me chiù dentro sarà spranga, svolterò al malanca e capò, galus che sia, ima in tutti per commia. Alla faccia di padron, alla faccia di minchion e alla faccia si permette, to, anche a vostri di decreto. Bene, bene, allora abbiamo cominciato a capire com'è l'andazzo, insomma, della serata, ironico, divertente. E appunto il carattere ironico di Giacomo Gabbianelli lo ritroviamo anche nei prossimi brani, nelle prossime letture, che in maniera dettagliata descrivono appunto fatti e personaggi di una vita, come dire, surreale, ecco, sì, di fantasia se vogliamo, oppure di una vita legata alla realtà. Questo dipende da noi, dipende da voi, a voi la scelta, fantasia o realtà. A voi la scelta. Il conte Baldi Franchi Battaglioni. Il conte Tancredi Baldi Franchi Battaglioni, andando a caccia per le sue possioni, si trovò in mezzo al bosco che imbruniva, non trovando del tornar la direttiva. Il bosco diventò sempre più nero ed era ancora in cerca del sentiero. Quando già stava in preda dell'affanno, vide una luce fioca di un capanno in lontananza. Era infrancato in cuore. Là rivolse il passo per cercar favore. Bussò una volta, e un'altra, e due, e tre. Al fin da dentro chiesero: chi è? Tancredi Baldi Franchi Battaglioni! In quattro! Siete troppi! Fuori dai maroni! La scassutata!
Io ho dato del cuoio. Me? Io ho dato del babiotte? Ho cavato il maio. E io ho cavato il giubbotte. Io ho l'interca castagna, sta ganaccia di qua. Madonna papagna che mi ha buttato da chi è là, oh. Uva, alla fine io ho detto, ma chi c'ha da bere da fare così? Dai, venga a beva. Dai, zing. Oh, proprio chi, No, peggi. Ma che peggi, cuoio. Io cuoio e te babiotte allora. Io ho cavato il maio. E io ho cavato il giubbotte, El diritto de campè. Quante stimali? Che c'è qualche dolore, te da gì a fare visitare dal dottore. Lui te guarda, te dice da fare, te fa la ricetta e te li da pagare, perché anche lui ha diritto di campare. Sa la ricetta, dop, compri le medicine, te daranno una mucchia di scatolini, le gocce, le polvere, i for, le pastiglie, e anche a mal farmacista te l'hai da pagare, perché anche lui ha diritto di campare. Tu quasi a casa, e sai quei da fare? Prende e butta ogni cosa alla finestra. E perché? Perché il diritto di campare è anche per te. Bene, andando avanti, i prossimi brani che andiamo ad assaporare sono il frutto di un lavoro ancora più ampio rispetto alla poesia che Gabbianelli scrive, in quanto le sue capacità letterarie non si esprimono solo appunto in forma poetica di poesia, ma anche in prosa, teatrale a volte, a tal punto che i suoi lavori possono diventare vere e proprie rappresentazioni teatrali, in cui la concretezza della vita si esprime in tutte le sue molteplici sfaccettature. Sì, chi è? Sono un rappresentante dirigente, signora. No, io sto a posto, non ho bisogno di niente. E rompite le scatole, git via, va là. E manca, buset più la porta mia. Oh, ma tutti macchi da me, mo git un po' la ciabot. Ho davvero che questi giorni e notte andà a girare per le castra dentro e fuori, dietro al culto e fringa anche al cibori. Signora, sono un rappresentante del comune. Sono un rappresentante della buon costume. Ti ho sentito di costume niente meno, 3-4 e ancora 9. Vada a girare l'altra parte, là. No, il quaio, questo c'è fa o c'è? No, di glia vuol pia per il culmame. Sente, signora, sono qui con civico mandato. Non sono né un albanese né un emigrato. Sono qua in veste ufficiale per una storia d'ordine morale. Non è d'idea mia che io sono ma qua oggi, Ma c'ho un'ordinanza dell'autorità. Oh, ti ha sentito lei? No, ma che come ordinanza si ordinati, ha capite? E lei che ha fatto i piatti lavati e tu spulverate pulite tutto a posto. Vaga a far tutto la casa sua piuttosto. Ma io sono tafni oggi. Senta signora, basta con tutte queste idiozie, basta. Apra che se ne può pentire, C'è il comune in persona davanti alla sua porta che deve fare indagini e ispezioni. Co? Indagini e ispezioni? Beh, cosa sarà? E tutto questo proprio dentro a casa mia?
No, fora dai piedi, Artur Nadueri! Si no chiami i carabinieri? I carabinieri chiami no lei, perché m'ha rotti i zebedei. Ah, sì, sarei io che rompo? Oh, svelto mia! Voglio ancora ne so manca chi sia! Prima fa rappresentante, poi ufficiale, dopo vendi costume, e poi un bel comune! E adesso è l'ispettore d'ordine interne! È una madasca questo, ma chi è il padre eterne? Oh, ciccio bello! Te di mestiere nei troppi! Me sa che sia un po' balusco negli scopi. Sta sentiva a me, se c'hai qualcosa di dilla su tutta e alla svelta, se no aria finché la strada è asciutta. E va bene, se non basta la parola, guardi, ho un documento. Un documento che comprova tutta la mia completa generalità. Chi mi manda e perché sono qua? Le passo, guardi, sotto la porta il documento. Allora, ha visto o no? Aspetta un momento! Però, questo mica è malamente del tutto. Ma chissà, com'è che dalla voce mi pareva che era più brutto? Allora? Qua ha detto che è venuto a fare? Ma signora, ma perché mi fa strillare qua di fuori? Che poi sente la gente. Ma lei la privacy mi frega niente? Ho una commissione riservata delicata con una questione alquanto delicata. Riguardano i suoi comportamenti. Venga avanti. Cos'aria? Qua che ne sto ben le rumia? Cuccia avria lei da dire su di me, eh? No, la prima signora, io voglio chiarire che non è che sono una chiedita mia, eh? Ma perché c'è stata una protesta in questa via? Pare che il vicinato abbia espresso dei rosumi nella troppa libertà nei suoi costumi. Ma capisce? Ma chi è che si lamenta? Io sto sempre chiusa, ma chi dentro? Vedo che lei qui è in giardino. Ah, sì. Ecco, qui è stata notata prendere il sole denudata. Oh. Composizione alquanto scandalose, scopertura integrale di ogni cosa. E dice che ogni tanto lei cambia in caposa. E cos'aria ste discorsi? Ma qua è tutta gemmata? Ma voilà, ma se c'è gente che si è venuta per la strada. Ostia, senti, io posso prendere il sole come pare? E non mi posso manco rivoltare? No, signora, non all'aperto e non nel giardino, perché lei così offende il pudore del vicino. Ah. Ma che dici? Ma come fa il vicino a vedere da fuori? E la vede? C'è una fratta d'edere d'unori, tant'alta e fitta. Ma stia senti, io ma l'ora di là ne vede. L'ora ma a me mi vede? Non ci credo. Signora, vede, per quanta alta sia la fratta, ma non è mai sempre compatta, vede? C'è sempre qua in là una stramatura, che quella consente la visura. E guardando tra la foglia, vede ma lei ma qua che si spoglia. E più il buco è stretto, e più è scarsa la visione, e più ma qui dell'AIP pia il bulirone, dopo lei cambia anche la posizione. Oh, sono contenta, da che si sarei io in difette? Oh, stia senti, ma chi è tu chiuso nel vede? Se vede solitamente, nessun polveda nel paraggio. Oddio, giusto qualche uccello di passaggio? E non c'è manca una finestra che s'apre sul giardino. Me dis lei che fa spudorarsi il mio vicino? Signora, il fatto è così che lei, facendola vedere, ha rovinato le famiglie intere. Due fratelli hanno fatto a cassotto per guardare, c'era anche il padre dietro che voleva controllare. Cosa crede, che la moglie è contenta? Ne è contenta. Un'altra invece si lamenta per davvero, perché il marito già vecchietto, ancora gli va giù stelle antenne sopra il tetto. E capirà, se ma quello gli prende un rapaceto antico, ma dammela su casca come un fico. Un'altra invece poretta, quella si lamenta per davvero, perché si è divelta la cola e rotti specchi. Ma il marito è un artigiano, è un che s'adatta. Sta facendo un periscopio, dal sa sopra la fratta. Ah! Ma tu viva qui da me andrò un pastiora? O si rodicorno e si sbattete fra di loro? E allora si mai più maleducati le cacenasi che andassero denunciati. Oh, stia senti, chi l'ha detto ma allora debutta l'occhio qua, eh?
Ma lei la legge sulla priva ce la sa? Sì, signora, ma vede, un corpo fresco, ancor piacente, è un'armonia per l'ambiente, no? E vabbè, potrebbe essere un effetto stimolante, così gode l'occhio del passante. E le dirò che poi la cosa non è poi così irritante, no, no. Ma nel suo caso, signora, questa cosa, e mi scuso perché potrebbe essere irriguardosa, nel suo caso cambia tutto. Perché stando alle vicine, il suo è un corpo brutto. Sì, carne flaccide, pelle raggrinzita specialmente in tel punto vita, cellulite squamata in ogni posto, che anche a telletto e la signora Tucariatina nascosto, invece lei la tiene esposta, e così che sto nudo appare una schifezza da guardare. E per forza, questo è così quando il corpo è un corpo dissestato. Ecco. Ecco il punto che a lei viene imputato. Non le dico bugie, signora, guardi, guardi. È tutto qui, scritto qui nel reclamo, vede? È per questo che io la diffido e la richiamo, eh? Ah. Ma hai detto? Accede da papale, gli farei anche schifo al naturale. Bella gentilina, sopintorna, è tutta gentilina. Signora... Signora, io guardi, io è questo che le dovevo contestare. Però lei ha il diritto di replicare. Lei esponga pure tutta la sua protesta, se le pare. Che noi, guardi, la scriviamo subito qui a verbale. Ma lei vuole che espono la protesta? Sì, certo, certo, signora, deve farlo. Bene, io la espono tutte subito, sa? No, no, io, signora, guardi, io, signora, se stanno così le cose, ho capito subito che le vicine sue sono un branco di invidiose, quel ci avranno il pel, ci avranno i baff, ma soprattutto maldicenti sono, signora, signora mia, guardi, io le strappo il reclamo, le strappo i documenti e, signora, tante, tante belle cose e complimenti! Ermafrodita. Me visiti dottor, sono ermafrodita. No, lei è un maschio. Qua, sotto la vita, ha i suoi giusti argomenti anche ben messi. Non è il caso che si faccia dei complessi. Grazie, grazie dottor, molto gentile. Ma però io c'ho anche la cosa femminile. Ma no, lei ha soltanto l'organo maschile. Perché sostiene questa fesseria? Perché c'ho anche quella, sinogni il diria. E ardai, ma insomma, mi vuol dir dove ce l'ha? Ma chi? Del mestrafron, dottor, proprio ma qua! Bella donna, bella donna, donna bella, posso farle un complimento? Fa un po' tu, ma proprio bella, perché ho pressa in sul momento. Lei è bella più di un fiore, più di rosa e profumata.
Questa vecchia, di migliore, rosa chiusa o spampanata? Dell'aurora di mattina è più fresca e celestiale. Troppa longa sta manfrina, non può dire più normale. Vorrei essere un poeta per cantar le sue beltà. È una fresca che sacchetta, mo chi t'ha portata qua? Canterei le sue virtù, il suo facchino garbato. Me si dico canti tu, sbasufione anche asciancato. Con Apollo, muse, dei, canta e suona cetra mia. Mo la testa tu cucei, e in tuo dente tire via. È fatal che al cor gentile vi ripari sempre amore. Mo sentite che è imbacile, cu ripari che non piove. Razzo amore al cor s'apprende, nullo amato amar perdona. Non sa che ciò dipende che matete rincoiona. Son ferito da poiché mi colpì Cupido al cuore. E me viene di ma me e cu fago io il dottore. Oh che gelida manina se la lasci accarezzare. Cat de fora c'è la brina, c'ho buganze a tutto andare. Carezzare che io possa la sua pelle sopraffina. Se c'è proprio per la mossa, gli te lento una papina. Bella figlia dell'amore, schiavo son dei vezzi tuoi. Lascia stare il mio genitore, ma chi schiavi tu cu vuoi? Lei, stregato, ha i sogni miei, arde il cuor di beltà sua. Ho capito, un pel de quei tira più che un parabua. Violenza carnale. Staccatosi da lei lo stupratore, sfogò la banda tutto il suo stridore. Pure da me, pure da me, pure da me. Come farò adesso di il mami Marin che sono stata violentata tre volte, tre volte in fila, ragazzi, avete capite? Al che il violentatore la consola. Ma come tre volte? Ce l'ho fatta una volta sola. Per ora sì, ma dato che ci sia. Tante direi che proprio adesso gli dagi via. Bene, un attimo, scusate, adesso dalla regia ho avuto un attimo un piccolo problema, un piccolo cambio di programma, purtroppo noi siamo attori del teatro amatoriale, quindi un attimino, no, non è colpa vostra, anzi, scusate, volevo condividere un attimo con voi. Qua rubate l'alberi, pesare i vernuti. Questo è. No, no, non è vero. Farà? No, di che? Papà! Allora, ecco, proprio perché prima il sindaco ci ha espresso questa sua grande esperienza teatrale da quel di Gimarra, beh, a questo punto vogliamo proprio sentirlo. Sindaco, sul palco, grazie. Un applauso. Mettiamo subito in atto le doti artistiche, vero, del sindaco Massimo Seri. Troveremo anche qualcosa da leggere, anzi ci vorrebbe quasi quasi una abbiamo una fascia tricolore, no, cioè, qualcosina dovrebbe, ecco, questa ecco, guarda, sì, scusi signor sindaco, ecco, lo vestiamo, no? Ufficiale. No, quella no.
Ecco, non è tricolore, ma insomma, via, per il caso questa si vuole, insomma. Bene, signori, Maria Cristina Giommi e il sindaco Massimo Seri. Carità cristiana, il parroco. Ma tu, cara Bernardina, sii un po' troppo sbarassina. Prima Mario, puturin, dop colù de Monfalcini, putarciso da Tersiglia. Cat, ma chi è tutta una fila? Si geniala, si graziosa, si ben fatta, spiritosa, c'è tutto quanto, ma però è si buona di de no. Se vuoi essere perdonata, t'hai da danca una calmata. Ma non è mica colpa mia, sor curato, e de bugia, se per me, in la daria, ma come fa che sti barbagian me la domandano come il pan? Grazie, grazie a Maria Cristina. No, ma detto che ci siamo, ne vogliamo rifare un'altra? Facciamo un'altra, questa la togliamo, sì, magari, adesso ne troviamo un'altra. Allora, andiamo a fare, faccio io, sindaco. Allora, andiamo a fare, ecco, magari, no, questa è troppo corta, questa che è un po' più lunga, magari ci divertende più. Andiamo bene. Il lupin de Natal. Per il pranzo de Natal, sopra il tavolino, c'è solo un pezzo di pane e un pugno di lupin. Diceva tra di lui, guarda ma chi, che razza di miserio da soffrì. A stora c'è già chi mangia il capon, magari c'è i denti ranghiti in tel tachin. E io, ma chi, sol sa il pan e sa il lupin. Butta le buste dalla finestra, guarda fuori, un, sotto, l'arcuglieva e ringraziava anche a tu soddisfatto. Va ringrazio, signorin, che mi avete fatto trovaste buco. Ste bus de lupin. Morale, è proprio vera che il peggio non ha mai fin. Oppure, quanta gente in tel mondo sarebbe più allegra se invece di lamentarsi guardasse indietro. Complimenti, complimenti, bravo, bravo. Ha superato la prova a pieni voti. Il sindaco lo decreteremo attore dialettale fanese. Lo faremo partecipare anche a San Frusaglia. Oh, non è detta che poi magari il prossimo anno anche gli sbancati, ne si sa. Quando... Bene, allora signori, 5 minuti di pausa, ci vediamo fra qualche minuto, grazie. Grazie, grazie perché poi ci fa comodo, ci scalda un po', no? Ci dà la carica giusta per riprendere e ricominciare. Volevo farvi anche una piccola comunicazione di servizio, quindi avete visto all'ingresso, qui all'ingresso del teatro, appunto organizzata dall'associazione Il Paese dei Balocchi, c'è una mostra fotografica, la mostra fotografica di Adriano Gamberini, fanese d'adozione, il quale, non so se avete fatto caso, ha scattato delle foto da tutto il mondo, pensate un po'. Troverete vicino alle foto lì nel foyer del teatro dei biglietti solidali, delle cartoline appunto con queste foto, il cui ricavato andrà all'associazione Ausilia Onlus per i bambini dei campi profughi, quindi all'uscita, quando uscite, ridate un'occhiata alle foto e se volete, ecco così, un piccolo contributo ad Ausilia Onlus per i bambini dei campi profughi. Riprendiamo ora la serata con è roba da mar, sì, è roba, insomma, da mare, ecco. E proprio con è roba da mar si ha l'impressione che Giacomo Gabbianelli sia un po' cacianasi, insomma, ecco. Un cacianasa seda tra mesa e umbrellone. Invece no, non è così. Questa è la sua caratteristica saliente, quella di essere un attento osservatore con la capacità di saper trascrivere tutto in versi. Pensate un po'. Dote che non appartiene certo a tanti. Tratta da E roba da mar, presentiamo Tutti al mare.
quando il sol a mese sta baggio dritto ti infuocate, la gente è mesa morta perché il caldo e in se supporta, da distante da vicino, milanese e perugin fan la gara sai roman per mia la bala su sta fan. C'è il tedesco e c'è l'inglese. C'è il francese, c'è l'olandese. C'è il del Belgio e c'è il della Svezia. C'è in perfina della Lucrezia. Quel Milano in sal giornal parla il sol del capital. Il roman la capital vuole sempre il post più bel. E se una roba è proibita, tant per loro è consentita. Perché il divan caneron, che c'è il birb e c'è il quaion. Ma il quaion erne de più, perché birb c'era solo lui. Quei de Gubbio e Perugin portano l'olio, il pane e il vino, portano tutto a casa d'ora. L'insalata compren fora e tant volte anche la coppa. Promesetto che puoi anche troppa. Due stranieri che ne abituati, quinti posti in due cannati, tra che smog e che ne biom, quanti lenti sono le om, caven tutti i parlamenti e le vedi senza niente, giusto niente putunina per cupicola ragazzina. Capirai se sti calor, avran voglia tra l'amor, e il brincan che si avvicina, e la tira in la schina. Questa è il tempo della gran calura, è il domes della bagnatura, della vacanza sospirata ad un'Italia riscaldata. È la fiera del luglio agosto, del pesce fritto, di poi arroz, la zembele de clabruta dalla parlata sconosciuta. È la festa dei donseri che aspettava il sole feri per avere qualche occasione per sfugare la tentazione. Questo è il tempo che ogni co cresce. Cresce la carne, cresce il pesce, cresce la sete, cresce la verdura e quei camboide di scura. Cresce la fame e cresce i frutti, cresce i corna dappertutto. Sarà il chias che imbastardisce, sarà il sol che imbacuchisce, sarà l'aria del garbin, del scirocco, del burin, che fa fede in te il cervello e che smuove le cura d'el. Sarà il fatto che ogni tanto ti dà gusto anche mai san, d'estate fa che tu stai clima, c'è un casin di quei di prima. Tutti e mesi squilibrati, svedi numeri più impensati. C'è chi piange e c'è chi ride. C'è chi sbraita e c'è chi stride. C'è chi suda, c'è chi frega. C'è chi tocca e c'è chi sfrega. Chi fa il bagno, chi prende il sol. Chi sta asciutto e chi sta mol. Chi passeggia e chi sta seda. C'è chi pomicia e chi sta veda. Tutti i giorni de calor, da Marotta al Fosse Ior, tra l'arena, i blocchi e i sas, è pingente tutte le ras. A tre che il carnevalon, quel succede tra gli ombrelon. Cagni una donna a un certo momento e dice: oddio, e c'ho più niente! Oh signora Madonnina, mi si è persa la catnina! Era d'ora, San Gesù, de 20 grammi e anche di più! E Navdaia della Madonna, che un ricordo per la nonna! Sant'Antonio, dim duela, che te c'è una candela! Mamma, l'avevi quasi tnuta? Sì, ho 30 anni, l'ho sempre tnuta! Ma è bucata tra le tette? Quella sleva il regipet, ogni tasta una mamella e poi dice... No, no, è in cella, ma vuole essere la speranza che sguilangio giù la panza, be bucata in tel prim pian, fatme vedere che la trovan. Mandalia, clom in cella? Cella, cella, ma non è quella. Ma cercata fatta apposta? No, bleva vedere due nascosta. Pur rinuncia dopo mezz'ora e dice... Non c'è, cara signora. Tutti allora testa china in cerca della catnina, ai 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 ai. Chissà i piedi, chissà le mani,
gli sprurava asciutaman. Ai 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 ai, Sarastel, sa le palette tracciava e su culete c'era ischetti, tita bottiglia, qualche buccia di conchiglia, la mondesa in classactida, manca la pusa della catnina. C'è un grande Perugì, sei se Tomi, Ozzulin, no, 10 don, 5-6 ragazzi, sale bors, el mataras, masker, pin, salvagen, un umbrelon, un paraben, una sdraia, dos gabei. Sala radio, i tamburei. Una valigia fatta a tavolino. Un canot di formaggi. Una pompa, un bel palon, i secchiai e un catillon per fare il bagno che è il più vicino. Dove i remi, il passeggin, bors de plastica, de tela, salinguria, sale mela, poi arroz, butile pin, sala coppa, sai panin, la bazzarda, il gas, la scuola, il futon, la ventarola. Tutto provviste attrezzature per 3 mesi, sicuro, sicuro. Più in là, calcia sbuffa e tonfia, sa un canot che si gonfia, un bagnan che era arrivato, tutto preciso, tutto attrezzato, che si era fatto tutto l'equipaggio, sa stipendi di giugno e maggio. Per una gran villeggiatura, tutto convinto fa figura. Dopo un'ora di calcevot, per gonfiamo a ste canot che sul più bel che gonfie nudi fa fiii! E se smoscia tutto, finalmente che l'ha domato, si abbandona tutto abbandonato. Posso freddo, carga tutto e trascina verso i flut. Quanta in tlacqua, salta in plancia, mois se muove, lus se sbilancia, finisce in tlacqua, è già un par che c'è il stil da lup da mar. Circa i rem, i salvagen, cargatute finalmente, si ritrova fra le man, anche il break da capitan. Arba su, sa più prudenza, smetta seda, e via, partenza! Sbatti i remi in tutti i versi, per il dritto e per l'arverso, sa le spalle, sa il cul, sa il piede, pianta, terra, spegne, succede che la neve gli risponde e il se mette a giretoni. Ma lui smanfra, spegne, sputicchia, sbatti i pugni tra la barbicchia, si ingavina i polsi e i rem, mentre ride in tutti i gem. Ma lui, incendio lacrimò. Per fortuna con passione, una bavtina del gabbin che il fargì come un sulin. Come ha visto argì la nave, si è sentito robusto e bravo. Ha guardato verso un ombrellone e dice, crepat, brande quaion. E ha incrociato i bracci bel bel, una faccia, statra martel. Ha risforto, ha fatto un canto, si è sentito tutto pure san. A mamma si allontanava, se il garbin che accompagnava. Pu da terra, l'han vis più. Dopo un mese, andì de lui in la cronaca jugoslava. Noi bagnanzi come entropi, desti fats ne fregan propi, e de tutto quel succede e ni fa né cal né fred. Stante un staria ventilata che ogni tanto porta un'anciata, de clapusa de stagion che richiem per i muscon, i più bei de casa nostra, vanno in giro a fa la mostra della potenza e del vigor per trovare da fa l'amor. E com sentne la nasata, sbute subito in picchiata. C'è una bionda sa un slipin de dodet. Sa do curdlin sa n'incapia per la voglia de qualcun che il volge a scioia. Che cammina e senta dos tutti i sguardi che arrivano in chios. Puva l'acqua, pu se sciuta, punta rena se stentuta. Richiama tutte le voi d'una fila d'avvoltoi che già pensen per la sera
sa sta bella forestiera. Un bel fust, sa do bel spal, sa un surris da papagal, gira intorno per fai fet, strei la pancia e slarga il pet. Prima fa l'esibizione, tra i compagni gioca il pallone, scarta, calcia, dà de tac, fa un bel salto e sa un bel stack, fa riman, sa una testata, fa una bella sforbiciata. Pugni e tregia per fel cross. E succede che monta dos, ma una donna di mesetà, chi fa fa l'altra metà? Parte il cross, veloce teso, piate il musmo a un milanese, che parlava san compagno del lavoro e del guadagno. E dice via, el break, you chiai una stuccia do giornai. Ma più tutta per sporcan la fiducia in italiano. Quel, tut franco e sorridente, soddisfatto e tut content perché quella l'ha guardata. Del momento che ha dimostrato di che razza e di che lana è di maschia l'italiana, sputa subito e fa. Fräulein, sprechi il Deutsch? Nein. Speak English, parle francese? Ma com'è? Ma dentro è sta bestia rara? Oh, il bacil, so da Carrara. Tra le tette a spendulon, tra chi cui e sciaminon, tra sta gente ingabinata, un po' seda, un po' sdraiata, messi giù da tutti i versi, chi per dritto, chi per traverso. Un'orecchia sopra un ginocchio. Una carognola in tunocchi. Una faccia su un pulpaccio. Una schiena sopra un braccio. Una coscia sulla panza. E una manca per carbanza, gira tocca e puvalet, sotto un slip o un reggipet. Un che cerca darmi via dice, qual è l'edogamia? Dopo mezz'ora che lavora per scappare da sta camora, c'ha un branch gross e un più cin, c'ha il di dietro del vicino, sul davanti c'ha due arnesi e non sa dove l'ha preso. Strilla fort un vicentin e va in cerca del bagnin. E fa, e che fa? Che cavol vuoi? La tridisca per slamoi e gli arfai a veniment come nute il smariment. L'ha fatto una gran buca. Poi mi ha detto, buca, buca. Mi so bucato tutto dentro e mi arrivava fino al mento. Poi mi ha detto, buono amor, passo a ti un bel lavoro. Passo a ti la copertura. Guarda, guarda che figura! Mi ha chiuso fin quassù, poi non l'ho vista più. E il bagnini fa, incantato, ti ha fatto vedere che ti ha piantato. Ma hai ragione, te sbruttule, te poteva almeno da qua. Sor bagnino, por piacere, la che cerchi mi mujer, la che stil, se bella, bionda, la che pare la seconda. Fa il bagnino. Ha intrigata che il balord che c'aveva il fuori bord. L'han cargata poi partiti e sa allora due kengiti. Ma se un sequestro o un rapimento chiami su il pronto intervento. Poveretta, ma non sarà. Chissà quanto soffrirà. Che soffre è roba certa. Anzi, a st'ora sei già offerta. Lei stia calma. Che tra quanto hanno fatto, i l'ardanza si sono riscati. Al po' sua, i argiria, tu la buca che ha fatto via. Sa la testa è sposta al sol, e sa i piedi ben ben amol. Lei vedrà tra un paio d'ora che d'oggetto che darà fora.
un manuel de sungarina, arrivata agli occupatina, cavalbret la canottiera, c'è il fascullo la faccia nera, i brestieri e putut bian, in testomo canti bian, per le gance da fascion, di calzette e di calzon. Cava tu, e quanto avnit, arda proprio che vestito. C'è chi gioca sal sechiel. C'è chi gioca al tamburel. Sai stampin e salarena. C'è chi gioca sall'altalena. C'è chi gioca sale poch. E c'è chi invece gioca alle bocce. È la festa della frescura, tra sta broda d'acqua pura, tutto un chiasso in allegria, de salute e pulizia. Verso le 10 è in tutto in tlacqua. Chi se leva e chi se sciacqua. Chi fa il morto a bocca sopra. Chi fa il morto a bocca sotta. Chi fa il morto perché se foga. Chi approfitta e la fa dos. E un vicino che beve e tos. Chi smagona come un mat e chi sospira soddisfat. Chi smastriccia sal canot e chi gioca a pallanot. Chi se ne frega, chi se la prende, chi se argira e se distende sopra st'acqua tramosa. Du cresci bella e vigorosa, tutta clerba appiccicosa. Du galleggia silenziosa un bel po' de carbonella, qualche cana, una grancella, un po' di pizza, i toast de pan e le bus de cellofan. Chi baston sa la peluria, bus de mlon e bus d'inguria, bus de mela e de banana, e de roba anche più strena, che sa smeglia. A par! Per via! Guarda, guarda! È proprio lì! E a me smettere c'era un tisi che faceva i gargarisi! Oh, c'ha un tight, una caviglia, faccia il cul d'una bottiglia. Cola il sangue alla ferita, mentre il tiene per la vita circondato da gente curiosa che consiglia premurosa. Gitta il mar, dai una sciacquata che da si disinfetta. La saggezza popolare gli ha sciacquato il piede del mar, ma come l'ha messo, come ha messo il... La saggezza popolare gli ha sciacquato il piede del mar, come ha messo a mola pena, gli è subito in cancrena. Ma le storie non è quel sol, de chi è sciutte, de chi amol. Quanta gente all'ente il mar, ognun fa come se par. E lì ci dà importanza, perché tante in vacanza. E va là, e per fortuna pian pianin arriva l'una. E vien l'ora di staccare, perché tocca gì anche a magnà. C'è chi cerca una paletta. C'è chi cerca una ciabatta. Chi bestemmia perché il fiol era sciut, iergita mol. Chi ne trova i succulenti. E chi invece ha perso il bret. Chi sbulticchia bestemmiante che ne trova le mutande. E chi ne trova il borsellino nelle sacoste di calzoncini. Oddio, mi ha rubati, c'era anche chi taccati. E poi magari sar curdet ce l'ha la moita il regipet. Oh, sai fioi e tutto il resto curentuti per fa presto. Sudati bombi, innervositi, affamati e impiorabiti. Fanno insieme un'infornata in la macchina infucata. Tutti i pini de turment, sal flestrin che fa curent, mentre fa blu blu la panza. Quanto è bella la vacanza! Fine, basta il tran, sarpeggia!
Bravi, bravi. Insomma, beh, siete accorti, è da aver scherzato niente proprio, no? Abbiamo voluto il meglio dalla musica locale e non. E proseguiamo. E veramente adesso andiamo verso il finale. E come abbiamo visto, sono tante le sfaccettature di Giacomo Gabbianelli, ma non solo poesia, rima o dialetto, umanità mista giovialità ed ironia, ma anche lavoro. Titolare di un prestigioso studio di commercialista, Giacomo Gabbianelli è stato, come dire, l'uomo dei numeri, della sua professione di commercialista, dei bilanci, oltretutto di una materia piuttosto arida, ne ha fatto poesia. È stato presidente del collegio dei sindaci revisori della BCC di Fano, ruolo ricoperto oltretutto con grande maestria, ed è proprio in occasione di una gita sociale, magari molti di voi ancora se la ricordano quella gita sociale, vero? Del 99, una gita sociale dove Gabbianelli mette in rima il racconto di quella giornata. In che maniera? Naturalmente in maniera ironica, nonostante la giornata, insomma, avesse preso una piega quasi drammatica, se vogliamo, se si può dire, insomma. Ecco, da qui ora ascolteremo il racconto di un altro commercialista. Un altro commercialista che non fa, anche lui e un altro che insomma non fa soli conti, ecco. Allora andrei subito a presentare un artista, un allievo di Giacomo Gabbianelli e un amico. Signori, Giorgio Gragnola. Gita sociale a Padova, città murate, ville venete, con una breve sosta ad Abano Terme. 18 e 19 settembre 1999. Visca sta gita, e gita come gita, le sorprese di pranzo e di dormita, ormai che mi sono preso dalla pentita, var cont come è cominciata e come è finita. Donca, come sapete, questa cassa, siccome nel sviluppo fa man bassa, è da un po' d'anca stabilito l'usanza di cargare i soci e portare in vacanza. Quest'anno il comitato per i viaggi, che ci aveva due o tre posti in ballottaggio, ha stabilito per tutti che il viaggio più bel era a Padova, salagita in tel Burchiel. E va bene, dice il consiglio, mei da sì, scrivemmo ai soci, se ci vuole ni. Stem via dal 18 fino al 19, di che la loge è in un albergo nuovo. Capirei i soci. La spesa, poche niente. E il posto è bel, speciale il trattamento, e il divertimento? Sicuro al 100%, se ne è prenotato più di 400. E il 18 alla mattina, sal temp ner tra lume scur, si impartiti 11 courier. Cermi ardunati vicino al cimitero. E svet che gira già in partenza qual pensiero. Viaggio ben o male di tranquillo, avevamo fatto una sosta all'autogrill per mangiare un tramese in tutta mulica e per dare una sgonfiatina a Malapscica. Sicché arrivando in sta città murata, l'hanno girata de fora, l'hanno studiata, si imbucati de dentro da un purton, si giti un parador a Ravaston. Mo c'è chi ne ha fatto tanta impressione. Dice un, mardad una roba rara, le mura c'è tanta bella anche a saltare. O se no, senza sdrenarci la schiena, potessi anche già fare un giro su Ungarina. E intanto tutti pensavano tra di loro, ma sarebbe ora di mangiare? Sarebbe ora? Guarda, io invece l'ora di arrivare in hotel, che c'ho un cal, che ragazzi quanto mi dol, mi stendo. E tutta la schiena tutta rotta, mi dà una sciacquatina sopra e sotto. Cat, è da stamattina che si in giro,
e qui c'han preso per i cavalli da tire. E difatti han cargato tutti quei che c'erne e han preso la direzione da Banoterme. Aveva piovuto e c'era le stradmol, ma sulla riva ancora c'era il sole. E nessuno si immaginava di sicuro che trama lì più tardi in iva scur. Sincenti, ci hanno detto quello è l'hotel, e Alexander c'ha 4 stelle. Tutti a dire, finalmente, dai, prende la borsa, che ho bisogno di gincamera di corsa. Sul davanti, le vetrate da cima a fondo. Sopra la porta, una parete in tondo. E davanti, 6 bastons alle bandiere. Un messaggio eloquente per i stranieri. Sormassa al dubbi, vista la situazione, se per via delle bandiere o di baston. De fora, le mucche di terra di Sabion, le bughe, le pescole, le sompe, salta per imbucarsi ai piedi dentro la malta, di mammi moi, sta attenta che t'arranghi, che da ste parte è famosi per i fanghi. Sin arrivati dentro, ci han guardato con perdì, ma come è arrivate? Oh, guarda, Nenè, che no, signor turista? Dacci una camera bella e sala vista. Ah, al quintian si è vettuto a Banoterme, a manca tutti i tamponamenti esterne. Ah, manca il quarto si vede. La finestra è grande e non impiccia, manca i vetri e la seranda. Mentre Kermint la ol tutti straniti, per cercare di capire in 2 ermifniti, venga a girare una squadra d'operai, murador, elettricisti, idrauli, con via vai, chi ardava una passata di pittura, chi cavava i punteggi dall'armatura, chi cercava d'arcoglie i calcinati, i camerieri sul scupon passavano straccio, chi spalmava la scaiola su pel muro, tra i ferri, i fili, i tubi, l'attrezzatura. Al veda fatigamma sti cristiani, mi vado a dire, ragazzi, vlet na mange. Alla fine ci è andato le chiave. Allora, Gin, dai, fusione in ascensore? Mei scalin. Tizzu pian pian e fate anche attenzione che se ce l'avete, mettete il casco di protezione. E poi, arni giù subito che da veda de comprare da mangiare qua in sita seda. Allora, pian su sport, valigia, baulet, burson, tacapagni, bur, giacchetta, giacon, perché sanna gita de 2 giorni sì e no, quest per il caldo, quest per la bufera, quest servessimi da scappa la sera, quest se sud perché se no a pus, quest più sportiv, st'altri più de lus, per il pullman, per l'albergo, per il burchiel, sti bagai erne pini fin l'urel. Singiti su, scansan le caldarelle, inciampando in le cucchiare, in le livelle, tra tutta l'attrezzatura del cantier, ingavinati tra i ropul del durner. Passati vivi senza dande sorta, arrivan tutti contenti apri la porta. E dalla prima occhiata generale se vi subito che n'era tutto normale. Dalle camere si sentiva un gran clamor, scappava ogni tanto qualcuno dal corridor. Ma da voi altre le finestre l'ha messo? Ma qua da noce ne avendo 3 di più? Ma l'ha messo il gabinetto, manca se passa, e va a me tocca pisciare dalla terrazza. E la seranda l'ha montata là da voi? No, la nostra l'aveva scoperta tra lenzoi. Mi moi, che voleva fare una dormitina, si è rovinata tutto il fil da schina. Da no, a un certo punto, l'armerice si è mos. C'era dentro un falegname saspianos. Ci ha detto, scudate, adesso vado via, vedo l'impeach. Almeno ho detto, portarsi via i ricci.
chi ha trovato una sega manca del comodin, oppure i martelli e i chioffi sotto il cuscin, una dice: ero al bidet, in quell'istante dalla doccia esce un lavorante. Me fa: signora, sono un piastrellista, lei faccia conto che io non l'abbia vista. L'avrei mancata di, veramente, in telgivia, mi ha fatto anche i complimenti. E gli allora? Fa un'altra. Era cool nude mentre un idraulico indrissava il tubo. Giù de sotto in tel salò c'era già un gran bulirone. Un ciucciù, tutt'un di scura, sai dettagli dell'avventura. Mo siccome c'era il progetto d'un bel pranzo dalle Keidef, sa che la bella prospettiva l'aveva presa un po' sportiva. Aspettamma lì affamati, c'era do panin contati, che han subit lampati, ed mandamma il cameriere se ci danno altre panier. Mo purtroppo aspetta pur, e non si è visto né fresco né dur. Solo han fatto un'altra giretta per portarci sotto a cet. No, che sin de cep cristiano. E ogni domenica pregan, dacci il pane quotidiano. Se poi dopo il pane a manca, i cristiani si incasenanca. È una cosa risaputa che la fame è proprio brutta, sì che l'ansia e la paura de soffrire della pastura serpeggiava tra il salone. Pronti alla rivoluzione. Come arriva al mes della sala, un po' tos d'entra una bala, sen alzati dei gran corsa, ingaggianna prova di forza, sai spinton le prese de lota, la conquista della pagnotta. Nel frattempo, da un parador, presidente di ritorso a un consiglio d'emergenza, preso atto dell'urgenza, rilevata la schifenza della stanza e della mensa, vista tutta la clamaretta, anda subito la disdetta. Mentre diva il titular, sol per qual particolar che già stiamo comodando, vi incassate così tanto? In le finestre per chiusura stem mettendo la carta scura. In ti bangiate il prim piance in purtetti sciutaman. 10 porte dell'entrata ce le montano in serata. E cos'altro poi vi manca? Siete lagnosi in questa banca. Tra i tavolini a un certo momento è comparso il presidente. Sol muslongo, il sguardo lì. Per parlare ma stia rabito. E attaccazza una gran pena con Gesù all'ultima cena. Cari soci e familiari, qui ci han preso per kosovari, sai gli aiuti umanitari per dormirsi han sfinestrati, per mangiarsi han razionati, va a fanculma l'agenzia, no, prende e adesso in via. E pazienza, siate buoni, dite una lauda a Sant'Antoni, dite a prendere i vostri effetti che partì in propri diretti. Intanto, anche al tempo n'ha avuto per me, e non giù un pes de temporal, che appareva le canal del giudizio universale. Diretti tutti a Padova a pregare, ma stessant che famos per trovare, axi da lui si ingiti per sentì, se ci trovava un albergo per dormire. Dato che tacavani la sera, e dal cuore sgorgava una preghiera. Sant'Antonio Padovano, siamo venuti su da Fano, qui distanti quasi all'inferno per sostare a Banoterme, con la fede e la speranza di trovare almeno una stanza, mentre invece in conclusione ci hanno dato un bel bidone. Ti preghiamo, qui per tutti, siamo sfiniti, siamo distrutti, pude fora l'ampetona, vien giù un'acqua della Madonna. Se ci avem qualche peccato, ormai l'avem scontato, avem fatto anche un fioretto, pur se stanchi d'engialetto.
E fu ancora questa gita, non è manco qui finita. Mo di su, tu ci hai visti, mo te sacci in tanti tristi? Santo nostro, tu perdona, tu che c'hai la vista buona, c'è qual posto dove vale la pena di fermarsi per la cena? E per dar una stesa ai piedi, una brandaccia, tu la vedi? Io ti prego e mi raccomando, dacci un posto tante quanto, e poi dato che ci sei, vezzed man il tempo mei, che in programma ci presenta di fa un viaggio su pel Brenta? Sì, per casi la funzione ci va avanti in proporzione, va a finir porca putana che si sfonda la batana. Donca allora sii un po' umano, facci argire vivi a fano. Bussa l'occhio, santo mia, se vuol lume, e così sia. Col conforto della preghiera siamo tornati alla corriera. Tutte corsa sotto il scrosh, sa le scarpe leggere camosh. C'è vuoi aver un paratcalosce? Dice il capo, partiamo d'urgenza, per dormire ci han trovato su a Vicenza. E n'ave da pagare un sol di differenza. Era già tardi e notte fonda, nessun ha avuto voglia di risponda. E la mancanza di voglia di scura ha evitato il ricorso alla censura. Se Dio vuol, alla fin ci han dato un letto. Tutti svegli mattina per le sette? Su in la camera e mezza dormì per stanotte e infette le sfurcherie. Questo consiglio, dato di sfuggita dopo una giornata dura e anche pentita, ma della gente già ridotta a calcinacci, che il più svelto era a livello di un strace, che sbandava e ne scurnava su un timur, l'han presa come una presa per il culo. La mattina, col risveglio, la questione andava meglio. Oltretutto la piovuta era ormai fernuta e così col tempo bello ermi pronti per il burchiello. Ci han scargati su un canale, su due barche fatte uguale, con i posti viaggiatori giusti dentro e pochi fuori. Su, pian pian, un parador, avem visti pescator, l'oca, l'ani, tra l'anguilla, e ogni tanto c'era una villa, una bella, una brutta, una arfata, una distrutta, questa ce l'ha un industriale, e questa pure, e st'altra uguale, o sla destra o sla sinistra era tutta Confindustria. Del 600, del 700, chi la compra e chi la vende? Guarda pur sinistra e destra, è stato tutto un gir de testa, che alla fin per il nostro scop, tu ste viller manca troppo. La più bella del contorno l'avem vista ter ritorne. Non arnuti ancor cristiani, c'era scritto Villa P. Sani. Ci han fatto fa una lunga attesa per facci veda dentro a casa. Quando si scende il piscalin, dici, guardate anche al giardino. Si imbucati tra una frata. C'è stat proprio da combata. Gira e gira, L-A-U, la gent sparsa su e giù, camminando tra le pescol per ste strada a Garagol. Digma un, l'uscita è questa? Quel me sdringula la testa. Io credevo in verità che si è scappata da de qua, ma da qua ci viene lei. Gesù mio, son ti guai. Porco Dio, l'avevo saputo, accidenti, qua sono ut. I gitanti la mia corriera in raccolti prima sera. So che però l'altre curiere han trovato di dispiacere, che era già la notte fonda e non tornava più la conta, che qualcun girava ancora tra la fracca per ni fora. Han duvut fitana gru, pusa il braccio tira in su, che se no scappavem più.
alla fine, nell'arrivo, tutti intornati a casa vivo, il che vi scumerà messo se vuol dire che è già un successo. Pu, legit, è fatta così. Ente fa manca divertirsi, non c'è qualcosa di... A ste punto, amici cari, concludendo i miei pensieri, io vi dico che sul seri, a sta gita dei bancari, chi c'è nudo? A fatna affari. Bravo, bravo, grazie del contributo, bravo Giorgio Gragnola, grande il tuo contributo. Bene, ora andiamo veramente verso il finale, andiamo sull'ultimo così, l'ultimo brano, l'ultimo pezzo. Non so, avete mai sentito parlare dei cantastorie, quelli col carretto, no? Venghino, signori, venghino, fatevi avanti, non so se avete presente, no? Questi quadri, queste raffigurazioni, rappresentazioni, dove venivano realizzate, per esempio, ecco, al sud, ipotesi, la fuga del bandito Giuliano, oppure la storia della bella innamorata in fuga con il suo amato. Ed è proprio questo che ha ispirato Giacomo Gabbianelli a scrivere alla maniera dei cantastorie. Gli ha ispirato nello scrivere Destiny Sports, è il sports del destino, insomma, ecco. Gli ingredienti sono un musicista, questa sera un po' quasi così invalido, però un musicista. Le raffigurazioni di John Betti e gli attori. Tutto questo rigorosamente in rima. Signori e signori, Destiny Sports. Gentile pubblico di piazza, siamo qui non per vendere né per comprare, bensì per raccontare. Racconteremo la bella storia tra Stella e Gisto, storia d'amore e di destino dove non tutto era previsto. Un amore grande e contrastato dalla Verarda de Mulica e dal sordario amato, loro genitori. Venghino, venghino avanti, signori, con le biciclette più indietro dovete stare. Forza, che andiamo a cominciare! Maestro, tacabanda! Avvenne in un dì non precisato. Correva forte il secolo 2000. La Stella, figlia del sordario amato, giovane dalla belle pella civila, prese la cotta, o scuffie che si dica, per Gisto, la Verarda de Mulica. Si amavano sti giovani ambedue, però il sordario, che vedeva male questa filata, stava sulle sue, che alla figlia Stella, poveretta, la teneva guardata e da batecca. Passava Gisto con il motorino di sotto casa sua e sospirava. Lei si sentiva tutto un calorino e tutto il corpo li sfornicava. E all'amor suo di sotto nella via apriva cuor, finestra e fantasia. Dario, suo padre. Non lo voglio, e no che non lo voglio, non lo voglio, si giovane che si con uno sbaglio, e no che non lo voglio, non lo voglio, e non lo voglio, io no, questo non voglio, io non voglio, io no che non lo voglio, non lo voglio, no che non lo voglio, no che non lo voglio. Thank you.
che volete voi, io son che donna ormai. E non lo voglio, io no che non lo voglio, non lo voglio, no che non lo voglio, no che non lo voglio. La Verarda, che sola con sto figlio, che sta scappando adesso dalla cova, bisogna che gli dà qualche consiglio, affinché un giorno male non si trova. In forma umanitaria e delicata, vuol dargli una sveltita accelerata. Tu sei dietro fema la cretina, per quella malite consumi, tenei da scusena spirimpina, se non canestre corna te fumi. Si bei, tu pretenda, mei che ne quella malì. Mamma, ma me la ragazzina, mela, bucata dentro gli occhi, me basta una sguardatina, me fa strillare i ginocchi. Mamma, me par fatta apposta, tagliata per me. Trepida, la mamma, preso il velo, corre alla canonica per via d'un consiglio, un aiuto dal cielo. Un miracolo o una roba de magia che la portasse sulla strada buona, ma sto gisto, rintronata da sta donna. Ah, sorretor mia, so avvilita, c'ho una situazione greva. Io mai più me lo credeva. Ho passato tutta una vita, sempre onesta, lo confesso. Ed è successo quel che è successo. Ma, sorella, ma sei cascata proprio adesso? No, no, non cascai io, ma è cascato il figlio mio. E beh, allora tira fora. Che cos'è che ti addolora? Vede, c'è che il gisto che vedessa, mi è sordota una galla e ogni giorno me va più giù, sempre di più. C'è bisogno di qualcheduno che l'armetessa la retta via e che non me fessa rabbi più, perché io non ne posso più. Che dicesse di no, che de lei c'è più stima, che ma me mi dice de no, mi dice ma va là. Per l'amore lo ancora un ragazzo è sprecato per una zixi. Lui che è bello, geniale, gentile, le ragazze vuol pretenda quel vuole. Questo amore gli ha dato il cervello, questo amore rovina del tu. È una cotta che ha da fa meno, questo amore è una dose di veleno. Ma è me che sei risloso dei vostri fiol, Verarda? Non essere gelosa se il ragazzo c'ha il suo fil, non farla per malosa se non ti sa star sentire. Perché nella sua condizione l'amore non sente mai ragione. Ma no, ma che gelosia! No, non è la gelosia, ma è questione che mi piace mia. Quando mio figlio è più grande capisce di più, ha da trovare una ragazza che è nata per lui. Così, piena di sconforto, uscì Verarda dalla sagrestia, che aveva anche dal prete avuto torto. E manco farla apposta, la mulica vede la Gina de Morgon, sua amica di rimpettaia, che le consiglia di rivolgersi ad un mago, indicandole fra i migliori,
e il mago del Snegaio. Un passo indietro. Intanto la ragazza, che non poteva far manco un accento al suo ragazzo che amava come pazza, gli si era preso un gran avvilimento per piangere, soffrire e smagonare che non gli giva più manco da mangiare. Ma il sordario che cominciava a preoccupare e cercava di sponsarla a masticare. Magna di un mortadello. Mortadella non ho papà. E magna di un salamino. Salamino per carità. Ma come te sarebbe che non te ne vo magnio? Papà non insistite, va giù, dico che non me va. E magna di un mozzarello. Mozzarella mi resta qua. E magna di un pecorino. Pecorino parigetta. Ma come che sarebbe che non te ne vo magnio? Papà non insistite, va giù, dito che non me va. Papà non insistite, va giù, dito che non me va. Il padre Dario, temendo che alla figlia sia stata fatta una fattura o un malocchio, decide anche lui di andare dal mago de Snegaia. Siamo nella casa del mago. Gente trista, gente gaia, nida il mago de Snegaia, il più bravo che ci imbrocca da Scapsan fino a Marzocca. Del mio futuro soddisfazioni, finché c'è vita e anche i minchioni. Ma chi tu se guasta le fatture? Anche sa perché, non me vedi? Che c'è qualcosa che non ti va, non vedi niente? Adesso facciamo le carte, vedi? Guarda. Oh. E le carte giuste. Le avevo fatte in una volta. La vedi questa? Aveva da essere tre bastoni, ma è diventata il set, gira bene lo stesso. Questo è il tre dei bastoni. E sai come vuol dire questa? È l'invidia, la cattiveria e la maldicenza. È una madosca, questa è fatta da una donna. Qui si vede molto bene, to la carta viene fada con la donna. Cara mia, ma qui c'è la fattura bella grossa un bel po', altre che mi segui? È il diva gli. A sto ragazzo l'ha colpito un colpo basso. Tu gli guasti il materasso, metti il pel del tasso e anche il corno rosso. E stai tranquilla, che in tre giorni e poco più non ha più nulla, tornerà come vuoi tu. Ma se risulta che ci arcasca un'altra volta, tu ritorna qui a sentire, rifacciamo l'affare, 100.000 lire, zan zan. Oh, adesso come fai, love, ma chi? 100.000 lire, questo, caro signora, è il mio cachet. Cato, 100.000 lire per un cachet, c'hai da aver mal di testa grosso un gran bel po'. Allora, non posso aspettare io, mi segui? No, allora, questa è una mansanta per te. Cos'aria sta roba questa? Levi il cachet, è la cibaggina, ecco te lamenti. Ah, sì, è così, va a finire, ho capito, che me la piglio in tu quel posto, mi segui? Ah, no, carin, ma lì ce vai per contua. Il mago vede in attesa anche Dario, il padre di Stella. E voi cos'è che volete? Io sono un padre di famiglia, non sono una tivocca, ma sa, tengo una figlia che onesta ragazza sta. Vabbè, allora? E mo, caro mago, e mo mi si perse la testa per via d'una cotta funesta. Ah, allora la faccenda è seria. Ma non lo voglio, io no che non lo voglio, non lo voglio. È giovane che si vino uno sbaglio, si aspetta troverà di molto meglio. E non lo voglio, io no che non lo voglio, non lo voglio. Io no che non lo voglio, non lo voglio. E no che non lo voglio, no che non lo voglio. Cos'ha sta ragazza di che magna? Ah, adesso te lo dico io come stanno le robe.
Strenjem cum letnai, tutti si nodi, causa desti guai. Schnaunt la gola, che fari il travai, per queste manda giù. Via la sfiga dai, e la sfarini, tutta in le mai, che assun ciambote, pude sguara guai, metilte in cubudì. Tu tranquillo vai, amico mio, che problemi non ci avrai, e poi se in caso mai no, non fa se fe, va tarve da chi, che quant'ardirai te tratte bene come tu vedrai. Dar piccel mila lir, bidu 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 bidu. Il mago de Snegaia però, in un caso o nell'altro, non riesce ad accontentare nessuno. Tutto questo accadeva all'insaputa dei due figli che, solo e già l'orza, colto da coraggio Gisto, sparato vuol stroncarla, e va della lei casa nel paraggio che ormai ha deciso di incontrarla. Lei, che il padre non c'era, mise l'ale, scese che non s'accorse delle scale. Bastò uno sguardo e tutto fu capito. Lei montò sulla sella posteriore e come la sua mano ebbe sentito, lui partì di cervello e di motore. Così, con giovinezza e motorino, partirono a tutto gas verso il destino. Là, per il campo, soli a respirare senza subir la razza genitore, li vediamo già intenti a programmare due cuori, una capanna sol per l'ora. È l'unico manco di suo amor, è una capanna, è una capanna, abbiamo per ora solo il cuor, è una capanna che ci vuol, è mutuo col tasso di favor, se la capanna è prima capanna, e poi ci faremo dei lavori, sa il contributo la regione, la capanna è la capanna. La capanna del cuore, la capanna, la capanna dell'amor. Al ritorno da Senigallia capita che i due genitori, Berarda e Dario, si incontrano e tornino insieme verso Fano con la macchina di Dario. Durante il viaggio nasce una sorta di feeling tra i due e decidono di cambiare strada, inoltrandosi nella campagna, quando d'un tratto grida la Berarda: ferma per Dio, il suo all'istanto, c'è il motorino di mio figlio, guarda quello poggiato sul greppo lì da canto, e scendere li vuole ad ogni costo per vedere se c'è Gisto là in quel posto. Si siedono su un greppo e nell'attesa lei piange di sconforto e il capo china sul suo petto, ormai ha fatto presa. E lui pian piano la porta più vicina e con parola dolce e delicata l'aveva a poco consolata. Sta tranquilla con il tuo, non ti perdere pensieri. Se il ragazzo come spero sei venuto a consolare chi sarà stato un cuore nero, capitava pure a me. La vita e vuoi che sia, ecco le che tiene amore. E allora lasciamo fare, che prima o poi dovrà badar da sé. D'un tratto i due ragazzi vedono i genitori,
papà! Gisto! Stella! I due ragazzi scoprono i genitori insieme e cominciano a far loro domande e viceversa, finché gli animi si scaldano. Gisto, tu ritorna subito a casa per la tua madosca! No. Io non ritorno, io vado via fino alla fine dei secoli. Ehi, Stella, Dinacca, andiamo subito a casa. Uffa, papà, che rottura! Io scappo con Gisto! Davanti alla freschezza dei due cuori, pensavano tutto quello che era stato, come se una gran mano d'alto loco li avesse mossi tutti per un gioco. Pensava Dario a quella che era stata la madre di Stella e più non era. Pensava la Berarda, la fregata, che aveva preso quando giovine era. Pensando ognuno alle vicende sue, si capirono con gli occhi tutti e due. C'eravamo incavolati queste cose gioventù. C'eravamo assai sbagliati, tanto io quanto tu. Poi una sera ci incontrammo per fatal combinazione, da quel figlio dell'ignota per medesima ragione. Si fu proprio cose pazze il lomago interpellare, ma è perciò che sti ragazzi se potete lo incontrare. E ormai mi pare un ricordo lontano, quando di Stella negavo a mano, quando il ragazzo nemico pareva, chi lo sapeva che axi finiva. Applauso, signori. Destiny, Sport, lo sforzo del destino, la storia di due innamorati, quattro innamorati, genitori e figli. Grazie. Bene, signori, allora andiamo con il finale richiamando proprio coloro che sono il passaggio tra il passato e il futuro, proprio loro che ancora parlano il dialetto. Signori e signori, gli artisti del dialetto fanese, in ordine di apparizione Filippo Tranquilli. Filippo Guidi. Stefano Facchini. Maria Cristina Giommi. Maria Grazia Mea e Florindo Piccini. Laura Longarini e Lorenzo Alessandrini.
l'amico, l'artista e il commercialista Giorgio Gragnola. Non solo numeri. Alla fisarmonica, Giovanni Oliva Vanni. Chitarra e voce, Luca Vagnini. Adesso è facile. Dramane con a te, Giambè dal Burkina Faso. Grande con te. Ringraziamo così la famiglia di Giacomo Gabbianelli, abbiamo con noi la moglie Maura, la figlia Francesca, Leonardo ed Eugenio. Ecco, magari qui sul palco, grazie, la figlia Francesca. Grazie. Prego. Prego, da questa parte. Allora, continuiamo con coloro che sono le fabbriche di socializzazione e per noi artisti, ecco, brava, ecco Francesca, anzi guarda, facciamo così, due parole bisogna che te le dici, grazie. A nome della mia famiglia, gli organizzatori di questa serata, per questo bel ricordo che hanno voluto tributare a mio padre. Io ringrazio la banca, la persona del presidente e dei consiglieri tutti, e tutti quanti hanno contribuito a vario titolo, la Proloco, la fondazione del teatro, gli attori, i musicisti, i cantanti e tutti quanti. Grazie ancora. E un ringraziamento anche al sindaco che si è prestato così simpaticamente per la serata. Grazie. Francesca, rimani qui con noi. E dicevo, volevo anche ringraziare quelle fabbriche di socializzazione, come dicevamo prima, la banca BCC, Romualdo Rondina, prego, sul palco di nuovo, grazie. Massimo Seri, l'artista d'eccezione, il sindaco. Grazie. Andando avanti, volevamo anche ringraziare John Betti, colui che ha fatto i disegni. Ecco, John Betti, un ringraziamento, bravo. Ecco, allora sul palco, John Betti, ci siamo, dai. Così facciamo un palco, riempiamo il palco con tutti gli artisti. Per Giacomo Gabbianelli. Oh, poi le foto della gita, Giovanni Montesi è qui, mi sembra. C'è Lorenzo? Giovanni Montesi, ecco. Le foto della gita. Oh, andrei anche a ringraziare tutto lo staff del Teatro della Fortuna, tecnici, impiegati, in particolare Marco Florio, Angelino e Cristian. Volevo spendere, ecco, tanto ormai ci siamo, volevo spendere due parole a favore della banca, del credito cooperativo, della BCC, proprio perché in merito a questo discorso di fabbriche, di socializzazione, volevo ringraziare particolarmente perché hanno creato questo teatro a tre ponti dove gli artisti del dialetto fanese, beh lì siamo ormai di casa. Grazie di nuovo ancora alla BCC, quindi ringraziamo la Proloco, la Fondazione Teatro nella persona della signora Katia Amati. E poi, signori, che dire, ci siamo tutti, ma vi ringrazio anche personalmente, Nicola Anselmi, con Alessandrini Lorenzo abbiamo curato un attimino, coordinato la regia dello spettacolo, ma soprattutto grazie Giacomo Gabbianelli. Buonanotte.
Allora, un contributo importante insomma, al teatro dialettale fanese, Gabbianelli è sicuramente una pietra miliare insomma, per chi hanno seguito e amato questa tipologia di teatro. E io intanto approfitto per salutare tutto il pubblico di Fano TV. Credo che poter far vedere, diciamo godere lo spettacolo che abbiamo vissuto noi qui stasera sia importante, perché poi tramite il mezzo televisivo si riesce a coinvolgere tanta gente. È stata una serata fantastica perché ovviamente la lettura delle poesie fatte in questo modo ci ha fatto gustare di più quella che era la fantasia di Giacomo, quindi poi un po' di tutto, è venuto fuori un Giacomo molto, diciamo così, versatile su tutti i fronti dello spettacolo, quindi sicuramente una serata memorabile. Io ho avuto modo già di ringraziare tutti e credo che la nostra banca possa sentirsi orgogliosa di aver fatto un'iniziativa che alla fine coinvolgerà tutta la città. Un grazie sincero lo rivolgo ancora ai familiari, a Francesca, alla moglie Laura, agli altri figli, Leonardo e Eugenio. Quindi è stata una cosa bellissima. Poi, grazie a tutti quanti, compreso anche i registi, diciamo quelli che hanno coordinato, perché si è visto che dietro c'era una mano, filo conduttore. Quindi veramente una serata bellissima. Sindaco, una serata come questa serve anche per tramandare anche a chi non conosce l'opera di un grande autore come Gabbianelli. No, intanto è stata una bellissima serata, va riconosciuto, ben organizzata e ha saputo trasmettere belle emozioni. E poi penso che sia giusto che una città ricordi i propri figli. Io penso che serate come queste se debbano fare tante, perché è giusto far conoscere, far scoprire i talenti, perché sono testimonianze che ci lasciano. In particolare in questo caso, ricordando Giacomo Gabbianelli, si ricorda un poeta della nostra città che con la sua semplicità, con la sua ironia ha parlato della nostra gente, ha saputo trasmettere quei sentimenti che fanno parte della nostra storia, della nostra tradizione popolare. Lo dicevo nel saluto che ho portato al teatro, leggendo le sue poesie possiamo rivedere persone che conosciamo, persone della porta accanto, quindi a dimostrazione che si raccontano vita quotidiana della nostra città, con i propri sentimenti, con le preoccupazioni, con le felicità, con quell'ironia, anche con quella presa in giro che fa parte un po' delle nostre caratteristiche. Quindi veramente una bella serata, giusta per una persona che ha dato molto alla propria città e quindi è giusto riconoscerlo, e anche per i propri familiari che penso oggi, questa sera, siano stati orgogliosi del loro babbo. Allora, avete fatto un lavoro di cernita importante nel vasto repertorio e scritti, insomma, come vi siete orientati per cernitare qualcosa da proporre stasera? Vabbè, io diciamo Giacomo Gabbianelli sono già diversi anni che lo leggo e che lo propongo, non ho un grande pubblico perché diciamo, faccio le cose in casa. E quando è venuta fuori questa idea della banca di credito cooperativo, ho subito accettato, anche se all'inizio con grande entusiasmo, ma poi con una gran paura, perché dico, andare al Teatro della Fortuna, il tempio della cultura fanese, di Gieschwax, le poesie in dialetto, che ne sono i show, che figura farò, non lo so. Comunque ce l'abbiamo messa tutta, siamo riusciti a fare uno spettacolo, penso io, dignitoso. Devo ringraziare per questo tutte le persone che hanno collaborato con me. E niente, è venuta fuori questa cosa che voi avete visto e che avete gradito sicuramente. Allora, una serata in memoria di suo padre con i suoi testi, i suoi scritti, un momento emozionale sicuramente anche importante per tutti noi. Certo, è sempre un'emozione molto forte, insomma, rivivere, ecco, le cose che lui ha scritto attraverso l'interpretazione di chi, ecco, vuole dimostrare in questo modo di apprezzare il lavoro che lui ha fatto con tanta passione. Ringrazio per l'organizzazione della serata, tutti quanti hanno voluto dare un contributo sia dal punto di vista organizzativo ma anche, ecco, intervenendo a vario titolo per la realizzazione di questa serata.